Vuoi sempre diventare capitano e fare la guerra in Italia? Fra 10 anni sarò famoso quanto Cesare o Alessandro. O non ci sarai più. Benedetto Zenone. Prega per me a Compostel. Addio, cugino capitano. Addio, cugino pellegrino. Dio ti conservi. Le salvacondotti. Gianluigi Carlo Mattia di Berlemont, priore dei Cordiglieri a Bruges. Tutto a posto. Cosa succede, signor ufficiale? Stiamo cercando una coppia di contadini scappati nel bosco assieme al figlio. Non vi preoccupate, non ci vorrà molto. Il padre e il figlio li impiccheremo, la madre invece la seppelliamo viva. Non è decente veder dondolare una donna con le gonne al vento. Non è vero, signor priore? Soprattutto per i bambini. E questo signore vi accompagna? Sebastiano Teus. Strasburgo, bene. Andate a Bruges, signori? Sì, ci vorrà molto ancora. No, ci sarete prima di sera. Restate lì voi. Lasciate il signore medico. Ah, bene. Datemi quel pezzo di lardo. Allora? Dobbiamo interrogarla. No, non ci contate. Siamo molto lontana da qui. Ehi, voi! Non restate lì impalati come dei sacchi! A che vi servono queste armi? Avanti, frugate il bosco! Andate! Cercate l'uomo! È una fortuna che quella povera creatura abbia smesso di soffrire. Può resistere ancora qualche ora? Curare le sofferenze del corpo per darlo ai carnefici. Noi
viviamo in tempi stupidi e crudeli, signor Deus. Di ritorno a Bruges, signor Priore. E questo signore? Il signore Sebastiano Teus è un medico e i suoi bagagli sono con me. Molto bene. Vai! I vostri libri non rischiano più nulla adesso. Non so come ringraziare. Siete sicuro di non perdervi? No, mi hanno insegnato molto bene il cammino, grazie. Non dimenticate di venirci a visitare al convento, signor Deus. Abbiamo sempre bisogno di buoni medici. Arrivederci, signor Priore, e grazie ancora. E il buon Dio continui a proteggervi. Credo che il signor Meyers mi aspetti. Ja, welcome. Zenone. No! No! Infatti non mi dite Zenone. Io da questo momento mi chiamo Sebastiano Deus. L'altro Zenone lo cercano in Francia, fra Parigi e Lyon. Per certe sue idee, certi scritti, peraltro dati alle fiamme dagli spagnoli. Insomma, io mi chiamo Sebastiano Deus.
Oh, attenzione. Il vostro vecchio chirurgo barbiere ha proprio bisogno di un buon medico, Zenone. No, no. Già, caro Sebastiano. Catherine. Oh, grazie. E adesso andremo a cenare. Oh, sì. E non ci priveremo di niente. Di niente. Catherine. A Padova o a Montpellier, dove avete esercitato la professione, devono pur conoscere uno specifico per la gotta, no? A volte il male è così insopportabile che non posso visitare i miei pazienti. Nessuno sa esattamente cosa... come si formi questa renina. La birra può fare del male. Il vino... Ma dopo ogni crisi potrete berne quanto vorrete, purché sia buono e non troppo vecchio. Sempre compagno del fuoco, Zenone. Sebastiano, avete scoperto i segreti che cercavate in Spagna? Poco dopo mi arriva León Don Blas de Vera, fu cacciato dall'abbazia dai suoi stessi monaci, perché nella sua vecchia testa si agitavano problemi che puzzavano l'eresia. Povero Don Blas de Vera, io non osai seguirlo né difenderlo. Sì, mi misi da solo a cercare le corrispondenze fra i metalli. Il fuoco circonderà la materia col suo calore. Dal nero della cenere all'oro dell'aurora c'è solo un passo. Se parlate troppo finirete la roba, Jean. Siete ubriaco. Tempo di parlare. Tempo di tacere. E tempo di dormire.
si perde facilmente in quell'intrico di vicoli. Tagliate in due un cavolo rosso e avrete la pianta di Bruges. Non ci sono rimasti che vecchi qui. I giovani sono fuggiti di fronte agli spagnoli per unirsi ai ribelli in Zelanda. La nuova fede ha molte attrattive, soprattutto con le bande di soldati che invadono le nostre strade. Che età avevate quando vostra madre vi affidò al canonico Campanus perché imparaste il latino? Voi vi ricordate bene di mia madre. Ah, era così bella vostra madre, così delicata. Aveva un bellissimo nome, Isonda. Madre, perché siete qui? Non eravate partita? No, non ancora. Fra un po'. E siete sola? Sì. Mio padre? Zenone, lascia stare, su. Com'è sta tua sorella? Tua sorella? Marta. Sì. L'ho visto una volta a Colle. È grande adesso. Dille che la penso tanto. Io seppi solo più tardi, molto più tardi, che mia madre era morta a Münster sul rogo. Con Simone Adriansen aveva avuto una bambina, Marta, che era scampata al massacro, che forse non avrei mai visto se non mi fossi recato come medico a Colonia durante la grande peste. La mia sorellastra Marta. Sorella, alla fine non posso far niente per lei. Non è mia sorella. Mi chiamo Marta Adriansen. Io sono sua cugina. Adriansen. Marta, ti supplico, non lasciare che me ne vada senza aver fatto una buona fine. No, non temere. Vedrai che Filiberto sposerà te. Sta delirando. Respirate, respirate forte. Erano i miei genitori, sono morti a Münster quando fu occupata. Marta! Restate vicino a vostra cugina fino alla fine. Voi non abbiate timori. Quando Benedetta morì,
grattarono il suo nome dal contratto di matrimonio e lo sostituirono con quello di Marta. Si dice che Marta sia avara e Filiberto un buon diavolo. So che vivono a Bruxelles in una casa sontuosa, molto vicini al potere. Immagino che le vostre strade non si siano più incrociate, o sbaglio? Non dimenticatevi che Sebastiano Tevus viene da Strasburgo. E chi volete che cerchi Zenone in fondo al labirinto? Nessun nome tra noi, Sebastiano. Non vi muovete. Non vi muovete, vi dico. La gamba fratturata dal calcio di un cavallo. Prendo il necessario. Arrestate di nuovo io. Siete pazzo, pazzo! Vi riconosceranno! Il cavallo aveva perso un ferro. E mio cugino l'ha portato da mio padre. Mio padre è fabbro. All'improvviso, il cavallo gli ha tirato un calcio. Non sapete che c'è il coprifuoco? Il signor Teus è medico. Mio padre si è rotta la mano. Che hace lì sta gente? Il signor dice che è un medico. Cirujano. Si è schiacciato le dita col martello. È in Rue Legan. Un hombre se ha triturato la mano. ¿No saben que está prohibido? È proibito, non lo sapete? ¿No habéis oído la hora? Non avete sentito l'ora? Iros. Iros! Andate. Lega, lega. Lega forte. Forte, forte. Più forte. E questo sarebbe il calcio di un cavallo. Metti la torcia fra i denti. E anche tu. Tienilo fermo. Tenetelo giù. Non gridare. Non gridare. Non gridare. Io non voglio tagliare. Ma se tu gridi, io taglio. Fate luce. Fate luce. Luce. Siete un pazzo. Dovevate amputare. Lo si sa da che mondo è mondo. E io non ho voluto tagliare. Domani la febbre, dopodomani la cancrena e poi il delirio, infine... Ho pulito a fondo la ferita. La frattura è stata perfettamente ridotta e distesa. Con le stecche di un carretto, e così creperà. Ah, per favore, già, lasciatemi stare, a fondo. Andate, fratelli, va tutto bene. Vedete, il signor Deus seguì i vostri consigli e tornò alla mia cella. Vi sentite meno stanco oggi? No, ho seguito a piedi la processione. Tutta la processione. Ho il fiato corto adesso. Il vostro amico Meyers mi diceva ieri che i pazienti che vi ha affidato non sono molti. Ah, sì, esatto. Ma non ho intenzione di fermarmi in Bruges. Trattenetevi ancora un po'. Nel nostro quartiere ci sono molti poveri e nei giorni di mercato molti contadini hanno bisogno di cure. Ho pensato che potreste darci un aiuto al dispensario. La voce è meno grave. Va bene, no?
Ecco, bravo, bravo, Cipriano. Mettine una più alta. No, mettine una più su. E continua così, va bene. Ma cos'è questo? Un gioco? Se voi mi toccate, io devo toccarvi più in alto. È come per servire la messa. Più in alto, servire messa. Gli spiriti maligni sanno che la mia madrina rifiutò l'acqua santa al mio battesimo perché il curato teneva il breviario alla rovescia, così. Ma cosa stai raccontando, Cipriano? Ma vedete, non si sa mai. Allora, un'ora la mattina e un'ora la sera metteremo i malati intragati qui intorno. Un'ora prima di sera, un'ora prima del vespro, accenderemo il fuoco per scaldare le pietre. Quante fascine e quanti ciocchi di legna al giorno occorreranno per il fuoco? Ah, io non so quanta legna ci vorrà per far sudare dei malati, signor economo. Se ho ben capito, avete deciso di restare. Ah, beh sì, almeno ancora 3 settimane. E i vostri libri? Pronosticazioni sulle cose future è stato messo al bando a Parigi. Dimenticate che hanno mandato Dolé al rogo. Ma sì, ma il mio libraio di Rujakov non ha avuto problemi. Dovete essere prudente. La pazienza della polizia è infinita. Le pratiche non vengono mai chiuse. Dove è stato visto l'altro Sebastiano, prima di Strasburgo e Parigi? Ma questo è un interrogatorio. Ma cosa volete sapere? Dove hanno tentato di arrestarmi l'ultima volta, ma che ne so, mi viene in mente Pont Saint-Esprit. Ho rischiato la vita e la mia reputazione di medico per una donnetta adultera che voleva abortire. Ho seppellito l'aborto sotto un ulivo del giardino. Ho pagato le serve perché lavassero le lenzuola sporche di sangue. Quando sono venuti per arrestarmi ero già fuggito per l'Italia. Poi mi viene in mente Innsbruck, dove per caso. Ho incontrato mio cugino Enrico Massimiliano. Non vedevo dai tempi della fuga di Tranoltre. E tu continui a celare le tue teorie fino a bruciarle. Astuzie di guerra, capitano. Sono arrivato alla prima fase dell'opera al nero. È voce di popolo che tu fabbrichi l'oro. Enrico Massimiliano, io ho studiato i metalli, ho osservato gli astri, ho analizzato l'interno dei corpi. Io non faccio l'oro. E non curo più nessuno. Agro, più svizzero che tedesco. Josef, sei lì? Sì, signore. Tutto è migliore in Italia. Le donne, il vino. In Fiandra si mangia meglio. Ma io cosa faccio qui a Innsbruck, in questa città piovosa, con un cugino pazzo? Un cugino che cerca la sua verità. No, Massimiliano, io e te siamo fortunati. Perché noi abbiamo sognato i nostri sogni. Ma le nostre verità e le nostre menzogne non sono quello che si crede. Perché oltre al rogo ci sono altri roghi. Oltre alla gloria ci sono altre glorie. E allora noi moriremo un po' meno idioti di come siamo nati. Sì, tu parli bene. Io invece penso che morirò stupido come sono nato. Tu puzzi già di bruciato. Io scrivo versi che parlano d'amore. Leggo Petronio.
I pericoli a cui posso andare incontro non sono che una ferita in guerra. Il vaiolo, i creditori. Avrei voluto vivere nel secolo d'oro di Plutarco o di Ovidio. No. Miraggi, cugino. Joseph! Joseph! Dobbiamo andare via subito. Siamo stati costretti a separarci. Caro Enrico Massimiliano. Da allora non l'ho più rivisto. È stato ucciso a Siena durante l'assedio. Sarebbe meglio bruciare i vostri scritti. Ma sono soltanto gli appunti di medico che potrebbero dopo sì. Dopo di me servire ad altri medici, ma perché bruciare sempre? Se fossi in voi, io li brucierei. Potete venire, ha rotto le stecche. Parlato durante un accesso di febbre. Il calcio del cavallo era solo una bugia. In realtà Anna aveva tirato un colpo d'arclugio a un ufficiale spagnolo che era venuto a domare una rivolta nei pressi di Tranutri. I soldati dell'ufficiale avevano appiccato il fuoco al fienile e Anna si era gettato dal tetto, una frattura aperta. Sapevate tutto questo? Lo sapevate? Sì. La nostra sicurezza dipende dal silenzio di pochi. Se si tira il filo, il gomitolo si srotola. È vero, ho perso un po' di peso, ma perché? Perché mangio meno, mi ripugna tutto, anche la carne che mi avete consigliato. Mi sembra quasi di digerire delle agonie.
differenza c'è fra la bestia che viene macellata e l'uomo che viene ucciso. Eh sì, d'accordo. Ma il medico deve vincere questa debolezza. Risparmio le mie forze. Dopo pranzo vado sempre a riposare. Dai, vai. Almeno per un'ora. Sebastiano, non dicevate che la gente umile che voi curate segue con simpatia i movimenti della pretesa riforma? Ma voi sapete bene che chi nutre opinioni compromettenti sa mantenere il silenzio. Comunque, la maggior parte sono buoni cattolici. Se non altro per abitudine. Per abitudine. Ma io non vedo in tutto questo che l'eterna confusione delle faccende umane. Lo spagnolo perseguita i riformati e rimanda al rogo. Gli evangelisti riformati sgozzano gli anabattisti superstiti. E lo stato di liegi si arricchisce fornendo armi alle due parti. Quella che si sente sempre meno è la voce dei torturati, signor Priore. Io devo pregare come tradizione per la prosperità di Sua Maestà e della Governatrice. Ma l'autorità si trasmette per delle che più si scende, più ha un aspetto grossolano, su cui si imprime la traccia dei nostri delitti. Avete mai guardato bene le facce di alcuni nostri ministri? Ma si può sempre pregare Dio che illumini i nostri governanti. Io soprattutto ho bisogno che illumini me. Io vi consiglio di bere del vino caldo mattina e sera. Per la vostra voce. Deus qui proprio, maestro,
Misereri semper et parcere. Te supplices ex oramus, pro anima famuli tui Ioannis Meiersi, quam odie de hoc saeculum migrare iussisti, ut non trada seam in manus inimici, neque oliviscaris in finem, sed iubea seam in sanctis angelis suscipi, ed ad patriam paradisi perduci, ut quia insperavit et creditit. Non penas inferni sustineat, sed gaudia eterna possideat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Il signor Sebastiano Teus decide di fare donazione all'ospizio di San Cosma dei beni immobili e mobili che Giovanni Meyers gli ha legato come da testamento, comprendenti somme, effetti personali, libri e strumenti della sua professione, per effetto della generosità ammirata. Molto ammirata. Molto ammirata di Messer Sebastiano Teus. La suddetta casa diventerà asilo dei vecchi dell'ospizio di San Cosma. E viene stabilito che la detta Caterina vi alloggerà in qualità di serva. Il denaro contante verrà utilizzato per riparare i danni provocati all'ambulatorio dal maltempo autunnale. Signor Teus, ho apprezzato il vostro gesto e la vostra generosità. Bene. Nonché la vostra prudenza. Cos'è? Non può girare la testa. Chiama Cipriano. Massaggia piano piano. Ecco, ecco, allontana il maligno e allontana il malanno, cura il collo sofferente della povera dolente. Allontana il maligno, allontana il malanno, cura il collo sofferente. E questo cos'è? Metti bene la garza. Massaggiatevi tutte le sere con questo e tornate, tornate qui. Sì, sì. Zenone. Dovete farne due copie, poi andate subito da prima.
e del burro salato. Esquisita, assaggia, assaggiane un po'. Attenta alla crema. Succede anche a me. Guardate nel giardino, c'è lui. Dice che vi desidera. Hai imparato anche tu a capire i suoi gesti. Guardalo, non è buffo. Ha sempre voglia di scherzare. Non andare adesso. Danzo e voglio amare. Dice che mi vuole amare. Qualcuno può vedere, è pericoloso. Oh, ancora un momento. Aspetta, per favore. Dovevi incontrarsi. Chiamo e mi chiamano, penso e mi pensano, sogno e mi sognano, voglio e mi vogliono, amo e mi amano, chiamo e mi chiamano, penso e mi pensano, sogno e mi sognano. Sì, io lo so che di notte certi frati saltano. Frate Floriano ha trovato un passaggio segreto dove gli angeli vanno e vengono. Sono Quirino, Francesco, Matteo, frate Floriano, Pier de Amar, che ama molto gli angeli ma non viene quasi mai. Quasi mai. E chi vi garantisce che io non vi denunci? Non vorrete farmi del male. La Bella e la Moretta non vengono più così spesso. Attraverso i sotterranei portano il pane benedetto delle suore. Non provano gelosia o vergogna per il dolce uso del corpo. Ma è Cipriano che lei ama. E voi come la chiamate, la Bella? Eva. 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 Come sopporterai su tutto il corpo la fiamma del rogo? Però Dio spegne il dolore degli angeli proprio col fuoco. Signor medico, Avete tempo per me? Sì. Devo parlarvi delle spese dell'ambulatorio, dei bagni e degli acquisti che si sono moltiplicati. Anche gli ammalati si sono moltiplicati. Vi sarete accorto che c'è un certo rilassamento da quando il padre priore è gravemente malato. Ma vi riferite all'ambulatorio e al suo personale? No, assolutamente no, signor Teus. Ma lo stato di salute del priore mi impedisce di rivolgermi a lui. D'ora in poi dovrete tenere un registro dei malati, soprattutto di quelli di passaggio. Nome, indirizzo, origine, arrivo, destinazione. Volete scherzare? Con l'aria di uno che scherza, signor Teus. In alto loco si sospetta che il nostro convento offra rifugio ad ogni sorta di fuggiaschi e agli eretici. In alto loco? Un procuratore, un certo Pierre Lecoq, ne ha parlato a monsignore. Questo Lecoq ha fama di arrivista. Sono preoccupato. Rischiamo di dover chiudere il nostro ambulatorio. Vi occuperete del registro, signor Teus. Ci vediamo domani. D'accordo. Thank you.
ho voluto confortare la vedova del conte di Egmont. Dicono che il suo dolore l'ha portata ad un passo dalla tomba. E Egmont ha chiesto di essere decapitato per primo per non veder morire il suo amico. Dicono che sia salito sul patibolo in toga color porpora e coperto da una mantellina nera ricamata d'oro. Dicono che il popolo gridava così forte il suo dolore che i soldati spagnoli, sì, perfino loro, avevano le lacrime agli occhi. Quello che non dicono è che un povero uomo senza nome, che era da anni il custode di Egmont, un uomo qualunque, è stato arrestato poche ore dopo il suo padrone, massacrato con sbarre di ferro, a tal punto che diverse ore dopo lo sentivano ancora urlare. Parlate così, la pena e il male sono infiniti. Anche adesso, mentre stiamo parlando, si tortura e si uccide. Ovunque, intorno a noi. Non ne posso più, amico mio. Sebastiano. Il priore sta attraversando la sua notte scura. Tra non molto saranno trascorsi 1600 anni. Dall'incarnazione di Cristo e noi ci addormentiamo sulla croce come sotto un cuscino. Sembra quasi che, avvenuta la redenzione, non resti altro che adattarsi al mondo così com'è, se uno di noi corresse al supplizio, al martirio, al posto di chi sta per essere arso solo per la carità. Si è fatta una luce in me, la malattia è un'apertura, e se dipendesse da noi ottenere che il suo regno arrivi. Se Dio nella sua debolezza avesse bisogno del nostro aiuto, e se Dio non fosse che una fiammella nelle nostre mani e dipendesse da noi non lasciarla spegnere, forse noi siamo la punta più avanzata a cui egli pervenga. Quel ragazzo che avete curato, come si chiama? Anna. Penso che la vecchia che avete aiutato a morire vicino a quel fienile in fiamme era sua madre. È così? Voi volete che non venga più perseguitato? È guarito. E non vorrei che il mio capolavoro fosse dato alle fiamme. Qui c'è il denaro. Prendete quello che vi serve. Signor medico. I messaggeri a cui affidiamo la posta sono sempre più controllati alle porte della città. Aprono le lettere. Sono costretto a chiedervi. Vogliate scusarmi? Bene. Niente di pericoloso. Azione nefasta. Di una stessa. Particella di carne. Che divora. Poco a poco. I tessuti vicini.
Le possibilità di inghiottire sono al limite. Non ha più voce. Purtroppo, signore, il nostro priore è un'anima buona. Zenone? Sì? Jos pensa che dovreste partire. Partire? Per andare dove? Dovete andarvene, signore. No, io aspetterò la fine del priore. Stanno già mettendo la paglia sulla strada sotto la sua finestra. Dixit Iesus Phariseis, ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam dat pro vibus suis. Mercenarius autem, et qui non est pastor cuius non sunt oves proprie, videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit. Et lupus rapit, et dispergit oves. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet ad eum de ovibus. Follie dei vostri amici. Cosa volete dire? Voglio dire frate Floriano, che finge di murare l'accesso alle vecchie gallerie. E voglio dire Francesco De Bure. E Cipriano forse. E Cipriano. E gli altri. E voi. Voi non ignorate di certo che i giochi dei vostri angeli possono condurvi dritti a rogo. Non so niente di tutta questa storia. Hey!
Fine. Giustifica i mezzi. Cosa volete? Mi manda Joss per l'Inghilterra. Ah, volete passare di là? Per ogni cosa ha un prezzo. Joss mi ha parlato di 16 ducati. Sì, quando c'è altra gente. Ma voi comunque partite domattina all'alba, no? Ah, per la pesca, solo per la pesca. Certo che se avete 50 ducati... No, ne ho 30. Beh, vada per 45. Mangiate con noi alla Colombella? Date qua. No. Ho degli strumenti delicati che preferisco tenere con me, sono chirurgo. Il signor chirurgo ha portato anche le armi da fuoco. È un uomo prudente.
Siete qui per la barca? Dicono che è caro. Bisogna discutere. Se le bestiole vi piacciono, signore, ve le posso anche vendere. 10 soldi l'una. Mi servono per il battello. Prendete. Tenete tutto. E soprattutto restate uniti. Non vi separate. Triste. La giovane ha strangolato il suo bambino, un bambino che era nato prima del tempo. La servetta negra era come impazzita, vagava per le strade e ha finito col raccontare tutto. Così hanno arrestato Idlet e Idlet ha confessato. Immaginatevi, Cipriano era fuori di sé. Sai dove è Cipriano? Nessuno sa dov'è. È scomparso. Per me lo hanno arrestato. Devo preparare la cena, signore. Signor medico, vi attendono in parlatorio. Sì. Signore, voi siete in stato d'arresto. Siete voi il medico di nome Sebastiano Teus? No, io mi chiamo Zenon Ligre. Ligre? Abbiate la compiacenza, signore, di volermi confermare che... Mi chiamo Zenon Ligre. Il signore della famiglia Ligre, immagino. Sarà mia moglie a preparare i pasti al signore. Le sue minestre sono molto buone. Sì. E se lo desiderate, possiamo giocare ai dadi. Che il signore si rassicuri, sarà tenuto al corrente. Io ho l'incarico di pulire gli archivi, tolgo la polvere... E ascolto. Il signore saprà che i monaci arrestati sotto la tortura hanno confessato ogni cosa.
Sì. Adesso sono stanco, voglio riposare. Certamente, signore. Bussate se avete bisogno. Dormite bene. Mi è stato detto che Cipriano ha confessato che fra voi e lui esisteva un'intimità illecita. Come vedete, signore, io so tutto. Signor Ligre, sono il procuratore incaricato dell'istruzione del vostro caso. Il mio nome è Pierre Lecoq. Ma cos'ha questo fuoco che non funziona? Non si respira, volete affumicare il signor Ligre? Provvedete, immediatamente. Permettete che mi sieda. Fate portare delle coperte e delle pellicce, per favore. Prima di tutto, lasciate che vi rassicuri. Ci siamo subito preoccupati di eliminare l'accusa di familiarità col gruppo beatifico degli angeli, poiché le imputazioni del monaco Cipriano sono state contraddette dagli altri sei arrestati. Ma non scrivete, per piacere. Non è il caso di prendere nota per adesso. Non siamo ancora a questo. Desidero fare prima due chiacchiere con voi in tutta libertà, signor Ligre. Passeremo più tardi alle cose ufficiali. Aspettate fuori e chiudete la porta. Signor Ligre, credo che abbiate conseguito il diploma di diritto canonico all'Università di Lovanio. Il vescovo, che è un insigne prelato, ha deciso di condurre lui stesso il processo con la massima equità. E il canonico Campanus ha chiesto ed ottenuto che due teologi della vostra università siano ammessi in qualità di auditori. Ritengo che questa decisione sia estremamente equa, non vi sembra? Sì, sì. E adesso volete raccontarmi come siete arrivato a condurre un'esistenza come la vostra? Il delitto di Madamigella Idletta era evidente e la morte è stata la sua punizione, ma ha fatto una fine buona e pia. Doveva essere bruciata viva per infanticidio, ma visto la sua nobile nascita hanno deciso di decapitarla. Sapete qualcosa del processo degli angeli? Non ne so niente, come sapete è in corso. Quello che è sicuro è che molti finiranno bruciati. Si può fare qualcosa? A certe condizioni non arriveranno vivi a rogo. Quanto? 3 ducati a testa. D'accordo, tenetemi informato. Sarete il primo a saperlo. Statene certo. Signore, signore, sono stati strangolati prima che il fuoco li toccasse. Almeno Cipriano è uno dei novizi, ma c'è stato un contrattempo. Per Francesco e l'altro novizio il boia non ha avuto il tempo. Li abbiamo sentiti urlare per 2 quarti d'ora. Tanto più che erano stati legati come dei cani a delle catene più lunghe del solito per far durare più a lungo. Ma il boia mi ha ridato il denaro. Il denaro, signore. Il denaro. No!
Il vostro economo, Pierre Béhamar. Certo, non ignorate che ieri si è dato la morte con il veleno, il più grave dei delitti. Questo non mi riguarda, signor Professore. Certamente, signor Legro, certamente. Vorreste rivedere la vostra sorellastra, Martha Legro? Desiderate parlarle? O incontrare i Legro? Monsignor Vescovo ha per loro un'altissima considerazione. Forse potrebbero aiutarvi. Solo se loro lo desiderassero. Ma dubito. Perché? Il giorno del vostro ritorno a Bruges, con il fu priore dei Cordiglieri, siete stato riconosciuto alla frontiera da un monaco. Ricordate? Cercavano due eretici, una cascina era in fiamme. Che ragione poteva avere per nascondere la vostra identità? Ma non gliel'avete chiesto? Colpevole di eresia e di complicità è stato arso vivo il mese scorso. Zenone Legro. Durante i due anni che avete passato presso il re di Svezia, presunto riformato, avete vissuto da cattolico? Sì. Non avete abiurato? Non ho mai abiurato, né la religione cristiana né la fede cattolica. Negate forse che in due vostre missive che avete inviato alla corte di Svezia e che noi abbiamo intercettato, davate informazioni sulle nostre province cattoliche? Ma se avessi voluto trasmettere delle informazioni, non credete che mi sarei stabilito in una città più importante di Bruges? Se la vostra città natale è così trascurabile, perché vi nascondevate sotto il falso nome di Sebastiano Theus? Sono tornato a Bruges all'età di 58 anni, stanco di viaggiare. E ho preferito scegliere la vita oscura e modesta di un medico d'ospizio. Soprattutto perché ad un uomo abile come voi, una vita segreta permetteva di incontrare altri rifugiati e di curare gli eretici. Ma l'ospizio è stato voluto dal fu priore dei Cordiglieri, morto fra le mie braccia. Se lo si volesse imputare di aver fatto dell'ospizio un luogo d'incontro per rifugiati, mi opporrei con tutte le mie forze. Vi assicuro che abbiamo fatto tacere le voci di slealtà che circolavano sull'ospizio. Il ricordo del fu priore di Berlemont resta in noi puro e intatto. E non si vuole certo offuscare il ricordo di quel sant'uomo. Non di meno, la sua straordinaria infatuazione per l'accusato è incomprensibile, senza i malefici di cui ha l'ottavo capo d'accusa. Invenzioni diaboliche, sortilegi, pratiche di magia. Ma perché non è forse tutto magia il rapporto che c'è fra gli uomini e i segreti dell'universo? Ma da questo ad avvilire la grandezza d'animo del priore dei Cordiglieri e lo scambio fra due spiriti liberi. Ah, spiriti liberi! Ad rem non pertinet! Come?
Come si chiamava vostro padre? Alberico de Lumi. Era un suddito del re? Era fiorentino. Ma si considerava suddito fedele del re cristianissimo. È esatto. È il fatto di appartenere al ramo bastardo dell'onoratissima famiglia Ligre che vi ha spinto verso la ribellione sociale? No. Verso la rottura e l'eresia? No! Ad rem non pertinet, i fatti risalgono a più di 20 anni fa. Non i delitti d'impietà sotto falso nome. Non pertinet, i fatti risalgono a più di 20 anni fa. Ah, i bei giorni di Dranutr. Vi ricordate come eravamo felici a Dranutr? Perché avete lasciato la vostra casa? Vi ricordate i giorni e le notti a Dranutr? Correvate per la campagna con Enrico Massimiliano, sparivate per intere giornate e tornavate coperti di fango come dei cuccioli. Eravamo felici a Dranutr. Signor Ligre. Signor Ligre. Signor Ligre. Sì? Voi postulate l'immortalità dell'anima vegetativa o dell'anima animale? Piuttosto l'immortalità di un'entità che è il fondamento unico di entrambe. Avete prospettato l'ipotesi di una certa corporeità dell'anima? San Bonaventura nel suo insegnamento l'aveva già suggerito. Ma senza trarne conseguenze. Negate queste conseguenze? Sì. Ottime. Riconoscete di aver avvelenato il chirurgo barbiere Jean Meyers? No, falso, falso. Lo nego. Vas! Vas! L'ho avvelenato con la bottiglia. È stato lui! Lui! Con la bottiglia! Sì, con questa! Lui! Lui! Io non ho fatto niente! Calmate. Non ho fatto niente! Calmate. L'ho avvelenato! Basta. Io ho aiutato Basta. Lui! Basta! Il padrone Calmatevi! Ma non l'ho fatto io! È stato lui! Sì, è lui che l'ha fatto! Io l'ho aiutato! Ma lui l'ha avvelenato! Il caprone! Il caprone mi è venuto dentro come un chiodo! È lui che l'ha fatto! Non sono stata io! È stato lui! È stato lui! Pietà! Pietà! Ah. Riconoscete d'aver avuto commercio carnale con la qui presente Caterina? Sì. Che importa alla gente di qui di quel che succede al Tribunale dei Disordini di Bruxelles? Visto che sul posto può seguire il signor Ligre. E del resto il popolino di Bruges ci tiene molto a veder bruciare quell'individuo. Ed è pericoloso portar via l'osso al cane dopo averglielo fatto annusare. Si sono perse 6 settimane per delle inezie. Il reverendissimo vescovo ha usato saggiamente la sua autorità. Ma non pensate che Monsignore abbia troppi scrupoli? Da cui sarebbe meglio si liberasse se vuole assolvere bene il suo compito di giudice. Cari Filiberto e Marta, vostro fratello si difende molto bene e respinge uno dopo l'altro i capi d'accusa. Se Monsignore Vescovo è portato alla mansuetudine, è altrettanto evidente che il procuratore desidera una condanna esemplare. Lo stesso procuratore Lecoq, fra l'altro, sembra abbia contratto pesanti debiti presso di voi. Questo mi autorizza a credere che un intervento della banca Ligre lo porterebbe a moderare la sua requisitoria. Perdonatemi, cari cugini Ligre, se mi sono permesso di indirizzarvi questa lettera personale. Trovate sia necessario sudare sotto tante imbottite? Ho bisogno dei buoni pareri di mia moglie su ben altre cose. Avete letto la lettera di nostro zio, il canonico? È una storia indecente.
Quando la giustizia ci mette il naso, se non lo era, lo diventa. Campanus forse ritiene che due esecuzioni pubbliche in una famiglia, quella di una madre e di un fratellastro, siano troppe. Tutti sanno che mia madre è morta a Münster vittima dei disordini. E io vi sto parlando, appunto, del figlio di quella madre irreprensibile. Certo che il nostro procuratore Lecoq è registrato per una notevole somma sui nostri libri. Voglio dire che potrebbe gradire che si cancellino alcuni dei suoi debiti. Ma il denaro non risolve tutto. Lecoq avrà le sue buone ragioni per andare fino in fondo. Ma a voi, la cosa vi addolora molto? Non conosco Zenone. Non ho niente contro vostro fratello, anzi mi piacerebbe molto averlo qui a curarmi la gotta. Ma che idea gli è venuta di andarsi a cacciare proprio a Bruges e per giunta sotto falso nome? Cosa aveva da nascondere? Talvolta il silenzio è pesante da portare. Allora sì. Molto bene. Allora aiutiamo questo Zenone a togliersi dai guai. Ma badate che se Pierre Lecoq acconsente, sarò io a essergli obbligato. E non più lui a me. Eh no. Tanto meglio. Abbiate la compiacenza di scrivere per me a nostro zio, raccomandandoci le sue sante preghiere. Senza accennare? Senza accennare a Zenone. Lo zio è perspicace e capirà l'omissione. In fondo, quello che conta è che il Corriere non riparta a mani vuote. Certamente ci sarà fra le nostre provviste qualcosa di buono per la Quaresima. I patè d'anguilla andrebbero molto bene. È fra noi, è in noi, che Dio prepara la caduta dell'eresia. Ora, noi abbiamo 10 indizi di pratiche contro natura, di ribellione, di complicità. E 10 indizi equivalgono ad una certezza assoluta. Voi avete scritto che il mondo è un essere vivente e che tutti noi viviamo al suo interno come i vermi all'interno di un ventre. Voi avete scritto che la magia della natura è il solo sacramento, il solo mistero. E Dio, nostro Signore, allora, e le certezze di nostra Santa Madre, la Chiesa Cattolica. Voi avete scritto che tutto il potere si basa sulla conoscenza e tutta la conoscenza sull'esperienza. Dunque rinnegate l'autorità della Chiesa e le sante scritture. Voi, apostata, avete rinnegato Dio. Voi stesso, medico, siete la malattia di questo corpo sociale. Parassita, ribelle di una parte che si è separata dal ciclo normale. Voi, cellula purulenta che contamina le cellule sane. Così come un porco panicato finisce col contaminare tutto il porcile, così basta un solo uomo marcio perché marcisca la casa. Basta una casa marcia perché marcisca la città. E una città marcia perché l'intero paese sia perduto. C'è un solo rimedio per eliminare l'elemento patologico dal ciclo normale della società. Estirpare il peccato che ne è la malattia. Reprimerlo. Espellerlo. Bruciarlo.
signore, sono finalmente riuscito a parlare con il boia. Per... questi tarocchi. Vengono da lontano. Sono sempre stati con me. Volendo, possono anche divertire. Conservateli. Grazie per tutto. A che foste giudicato con equità. Disgraziatamente i delitti di ateismo sono evidenti nei vostri scritti e i fatti vi hanno compromesso. Le cure agli eretici e le pratiche abortive contro un essere innocente e inoltre la deposizione di quella miserabile serva di Meyers. I Ligre non sono riusciti a mitigare il procuratore Lecoq. Ma Monsignore non intende rassegnarsi. Mi ha fatto osservare che le vostre teorie, formulate diversamente, potrebbero sicuramente servire come nuova difesa alla Chiesa. Basterebbe... Dio sarà il solo giudice del grado di ipocrisia che conterrà domani la vostra ritrattazione. Avete ancora tutta la notte per riflettere. E in quanto alle sofferenze fisiche, io vi prometto. Viviamo tempi stupidi e crudeli, signor canonico.